Cari amiche e cari amici, allora parliamo della fine del mondo nella tradizione islamica. L'Islam è l'ultima in ordine di tempo tra le religioni del ceppo monoteista che ha origine nella figura di Abramo. Questa rivelazione, però, questa ultima religione, possiamo dire, l'Islam, può a buon diritto essere proprio definita religione ultima, perché legata ai tempi ultimi che la vedono protagonista della storia umana. Ed è lo stesso profeta Muhammad, Maometto, ad affermare la funzione proprio escatologica dell'Islam. L'Islam, ci dice Maometto, che un'ultima tappa di una rivelazione di Dio che attraversa tutti i tempi. Dunque è la parola di Dio, la parola celeste che scende sull'umanità proprio alla vigilia della fine. Come c'è un adit, un adit sarebbe un detto, attribuito al Muhammad, a Maometto, al profeta, e questo adit recita così: la mia venuta e quella dell'ora sono come questi due, disse unendo l'indice e il pollice. Quindi Maometto unì l'indice e il pollice e pronunciò questa frase: la mia venuta e quella dell'ora, inteso come ultima ora, sono come questi due. E quindi ecco che questa natura ultima, potremmo dire, dell'Islam è quella che lo determina nella semplicità proprio delle sue forme, della sua teologia, che rievoca proprio la religione primordiale dell'umanità, quella che in arabo, spero di pronunciare bene, si chiama la fitra. Questo termine fitra indica una religiosità naturale, una religiosità monoteista. E secondo la tradizione islamica, questa religione monoteista è proprio scritta nel cuore dell'uomo fin dalla nascita. E dunque l'Islam incarna l'accezione di questo scritto che è nel cuore, più perfetto e più originario. Perché proprio secondo gli islamici, l'Islam è la manifestazione della fitra. Cerco di spiegarmi meglio. Ogni fanciullo che viene al mondo possiede nel suo cuore questa fitra. Ed è solo l'educazione ricevuta in seguito che soffoca questa primordiale scintilla di fede vera che tutti gli uomini hanno. È per questo motivo che per l'Islam ogni vero credente è un musulmano, muslim, un islamico, indipendentemente dal luogo, dalla cultura di nascita. E dunque in quest'ottica anche Abramo, Gesù, Maria, pur vissuti secoli prima del profeta Muhammad, Maometto, sono da considerarsi muslim, cioè sottomessi a Dio, e sono quindi musulmani a tutti gli effetti, perché questa legge islamica è nel cuore dell'uomo, secondo questa prospettiva. E da questa fitra, cioè da questa religiosità naturale scritta nel cuore, sono derivate tutte le altre religioni successive. E secondo questa teologia islamica, come la prima religione dell'uomo fu un monoteismo semplice, immediato, privo di elaborazioni, sovrastrutture, riflessioni teologiche, e così anche l'ultima religione aspira proprio ad essere, nella sua linearità, nella sua essenzialità, nel suo, potremmo dire, rifarsi a Dio in umile sottomissione, senza mediazione alcuna, proprio una riproposizione di questa fede originaria, indifferenziata, che tutti portano scritti nel proprio cuore. E per questo motivo l'Islam, rifiutando la complessità teologica del cristianesimo e rifiutando anche la caratterizzazione etnica dell'ebraismo,
aspira proprio a riferirsi direttamente ad Abramo, questo pastore semita dalla semplice fede. E dunque ecco, si discosta, come dicevo, da questa teologia complessa che si è strutturata sull'esperienza cristiana e su questa caratterizzazione etnica dell'ebraismo che porta gli ebrei nei fatti ad essere in fondo dei razzisti in quanto popolo eletto. Altro che. Dunque, quel che è stato in principio e che è scritto nel cuore degli uomini sarà anche alla fine. E questa è proprio la ragione d'essere dell'Islam. E come l'arca di Noè trasportò attraverso il diluvio questa sorta di germi di un nuovo mondo, e l'arca dell'alleanza portò i comandamenti dati a Mosè attraverso il deserto, e così l'Islam, nella sua semplicità, nella sua essenzialità, aspira fin dalla sua nascita al ruolo di arca degli ultimi tempi, dove tutto è uno e uno in tutto, dove fede, politica e morale sono inscindibili. E quindi capiamo come c'è un aspetto dell'Islam legato strettamente a questo periodo dell'era apocalittica. Maometto afferma che perché l'ora è vicina, puoi salvarti solo se ti affidi a Dio, solo se ti abbandoni a Dio. Islam, abbandono. E quando le stesse autorità religiose verranno meno, allora bisognerà attaccarsi alla fede, ci dice, come le radici di un albero. Dunque, ecco lo stretto legame, dicevo, tra il concetto di fine dei tempi e tradizione islamica. E queste tradizioni islamiche legate alla fine dei tempi si pongono con una continuità con quelle ebraiche e cristiane. Ricordiamo che Maometto, prima della occupazione della Mecca, dà ordine ai suoi di non distruggere le statue della Madonna e di Gesù, perché c'è una continuità. E chi non l'ha vista, veda la mia playlist sull'Islam. E l'aspetto di originalità dal punto di vista escatologico è dato proprio da questa sovrabbondanza di particolari, cioè una ricchezza di riferimenti che non abbiamo né nel cristianesimo e né nell'ebraismo, al punto che uno specialista, ho letto l'altro giorno che sosteneva che si potrebbero riempire intere enciclopedie riguardo alla ricchezza di riferimenti di questi tempi ultimi. L'annuncio della fine, dell'ultima ora, in effetti, sembra proprio che sia stato uno dei temi più ricorrenti nella predicazione di Muhammad da Maometto. E la maggior parte dei riferimenti ai tempi ultimi consiste in alcuni passi del Corano e poi in questa enorme mole degli hadith. Gli hadith sarebbero i detti che sono stati attribuiti al profeta Muhammad, al profeta Maometto. E dunque, Maometto parlava, i suoi diretti compagni raccoglievano le sue parole e le mettevano per iscritto. E questi sono gli hadith, quindi sono complementari al Corano. Però il problema è che c'è una difficoltà notevole nel studiare gli hadith di contenuto apocalittico, proprio perché sono di una quantità sterminata. E proprio nel mondo islamico, in questi ultimi anni, ci sono stati molti tentativi proprio di riunire e commentare questi hadith apocalittici in opere specialistiche. Ma è un'impresa, c'è una mole di lavoro enorme. Infatti, ci sono nei paesi islamici sono uscite monumentali raccolte, che purtroppo però non sono disponibili nella lingua occidentale. E dunque ecco, monoteismi, Islam, ebraismo, cristianesimo, e anche nella tradizione islamica come quella ebraica e cristiana, è presente l'idea che solo Dio può davvero conoscere l'ora della fine,
e che solo a lui spetti il compito di manifestarla al tempo debito. Abbiamo letto nei video precedenti dei brani del Vangelo molto espliciti, che Gesù diceva che solo il Padre mio conosce l'ora. L'abbiamo letto anche di come, abbiamo detto anche di come perfino in Israele ci sono questi movimenti ultraortodossi che non vogliono l'occupazione della cosiddetta terra promessa, proprio perché non vogliono anticipare un'ora che solo il Padre conosce, e così via. E ritroviamo questo anche nella tradizione islamica, cioè solo Dio conosce l'ora della fine dei tempi e solo Dio sa quando si manifesterà quest'ora. Nel Corano è scritto questo, ti chiederanno riguardo all'ora, quando giungerà, rispondi, la conoscenza di questo appartiene al mio Signore, a suo tempo non la paleserà altri che lui, sarà gravosa nei cieli, sulla terra, perché vi coglierà all'improvviso. E anche questo è un tema che c'è anche nel Vangelo, questo fatto dell'improvviso. Ecco, però possiamo dire che questo non significa che la tradizione islamica non conosca i segni che annunciano l'avvicinarsi degli ultimi tempi. Anzi, dicevo proprio negli hadith, in questi detti di Maometto raccolti, gli hadith, è ricchissima la presenza di questo argomento. I dottori dell'Islam hanno suddiviso proprio questi segni degli ultimi tempi in due gruppi, segni minori e segni maggiori. E ci sono due segni minori indicati con Asrat al-Sughra, segni maggiori con Asrat al-Kubra. Ma è un mio azzardo nel tentare di pronunciare correttamente, chissà se ci sono riuscito. Comunque, segni minori e segni maggiori. Dunque questi studiosi dell'Islam, questi dottori dell'Islam hanno suddiviso in queste due parti i segni. E questa suddivisione, ecco, bisogna stare attenti, non risale all'insegnamento del profeta. Tra i segni minori, in linea di massima, ritroviamo delle caratteristiche sociali e spirituali dell'umanità ultima. E il contesto antropologico in cui l'ora si manifesterà e alcuni riferimenti agli sconvolgimenti nell'ordine, nella natura, che abbiamo già visto, ritroviamo nell'ebraismo, nel cristianesimo, e questo pure costituisce un elemento ineliminabile degli ultimi tempi che ci descrivono nella tradizione islamica. Dunque, la natura, sconvolgimenti naturali. Per quanto riguarda i segni maggiori, invece, ecco, non tutta la tradizione islamica è proprio concorde sulla loro identificazione. E c'è un hadith che identifica 10 grandi segni tra quelli che annunceranno la prossimità dell'ora e che recita in questo modo: l'ultima ora non verrà prima che abbiate visto 10 segni: il fumo, il Dajjal, cioè l'anticristo, la bestia, il sorgere del sole a occidente, la discesa di Gesù, il figlio di Maria, Gog e Magog, tre sprofondamenti del terreno, uno in Oriente, uno in Occidente e uno nella penisola arabica, al termine del quale un fuoco si sprigionerà nello Yemen, che sospingerà la gente verso il luogo del raduno finale. Questo è contenuto in un hadith, è una descrizione molto precisa questa qui, Poi c'è un'altra lista di segni maggiori che sono solo in parte sono coincidenti con questi altri, e li troviamo in un'altra raccolta di hadith di Al-Bukhari, e scrive
albucare in questi habit. Non verrà l'ora fin quando due gruppi non si combatteranno tra loro e il loro invito sarà unico. Fino a quando appariranno circa 30 anticristi bugiardi e ognuno di loro affermerà di essere messaggero di Dio. Non arriverà l'ora fino a quando la conoscenza spirituale declinerà e morirà. Non arriverà l'ora fino a quando non aumenteranno i terremoti, fino a quando non appariranno le afflizioni e aumenteranno gli omicidi, fino a quando le persone competeranno nel costruire palazzi sempre più alti e un uomo passerà davanti a una tomba e dirà potessi essere al suo posto, fino a quando il sole non sorgerà ad occidente. Quindi vediamo questo fatto del sole e qui c'è anche questo elemento dei palazzi sempre più alti, richiamo i palazzi sempre più alti che sono ovviamente i grattacieli. Allora, ecco, queste citazioni, per esempio, testimoniano proprio la straordinaria ricchezza e sovrabbondanza che è legata proprio all'apocalittica islamica. E dunque è inutile stare a esaminare adesso i vari singoli segni, perché appunto, vedete, la difficoltà ci vorrebbe moltissimo in realtà. Però in linea di massima, ecco, si può dire, sentendo anche le interpretazioni, diciamo, degli illustri imam della tradizione islamica, ecco, in generale si può dire che questa moltitudine di segni ha come filo conduttore l'idea che gli ultimi tempi saranno caratterizzati da tribolazioni che investiranno non solo la società ma proprio l'equilibrio cosmico e sia il mondo materiale, la terra, che quello spirituale, il cielo, come intero, il cielo così in terra, tutto sarà coinvolto e alcuni eventi eccezionali emergeranno per importanza. L'anticristo e anche il ritorno dal cielo di Gesù, dopo vedremo che anche gli islamici aspettano dunque l'anticristo e il ritorno al cielo di Gesù e ci parlano, e questo c'è in tutte le tradizioni, di questi sconvolgimenti naturali, cambiamento del clima, cambiamento, sconvolgimenti di ogni sorta. E strettamente collegato poi la sconvolgimento dell'ordine cosmico e la corruzione dei costumi. Ecco, c'era un amico che mi scriveva in un commento in un video precedente, ma perché l'uomo nella sua libertà non può togliersi dall'ordine naturale ad agire per conto suo? È certo che può farlo, e poi ecco le conseguenze, ne stiamo pagando amaramente, frutti in tutto il mondo ci sono alluvioni, carestie, terremoti di una tale potenza inaudita, mai stato così fino ad ora. Secondo la tradizione islamica, tra i segni minori dell'avvicinarsi dell'ora ci sono proprio questi sconvolgimenti dell'ordine della natura contemporaneamente a una materializzazione dal punto di vista della visione della vita degli uomini, e questi due aspetti, perversione delle anime e disarmonia del cosmo, procedono di pari passo, quasi che l'una sia causa dell'altra. E questo è molto evidente se leggiamo le interpretazioni di questi studiosi islamici. E dal punto di vista di questa cosmico, ecco, possiamo dire, molti adit prevedono un cambiamento di portata epocale, al punto che ci dicono che il sole sorgerà ad occidente. Io ultimamente ho avuto un lungo colloquio, ne avevo già accennato in un video precedente, con un imam iraniano sciita, il quale lo interpretava letteralmente questo fatto qua del sole, e diceva: ma perché non è possibile per Dio che può tutto far sorgere il sole ad occidente? Ecco, questo mi sembra un po' esagerato, è una visione, mi sembra un po' integralista, e anche perché comporterebbe delle implicazioni che non basterebbero
altri 10 video per approfondire. Però ecco, il sole che sorge a occidente, a mio modestissimo parere, sicuramente può essere inteso in chiave simbolica. E proprio anche nella velta, diciamo, nella visione di molte culture, anche antiche del vicino Oriente, l'Occidente, che è il luogo proprio del tramonto, rappresenta l'ingresso al regno dei morti. E dunque, ecco, il significato allegorico diventa evidente, cioè l'umanità ultima su cui l'ultimo sole splenderà sarà spiritualmente morta. Questo significa. È quello che viviamo. La morte di Dio annunciata da Nietzsche. Nietzsche ci dice questo nel Zarathustra, quando parla della morte di Dio, dice: io non sto parlando ai miei contemporanei, sto parlando agli uomini dei prossimi 200 anni. E ci aveva visto lungo Nietzsche. La morte di Dio c'è stata già da prima di Nietzsche. Nietzsche si rifaceva a Leopardi. Sì, era un grande cultore Nietzsche di Leopardi, di questo Mindlander. Chi non lo conosce, io ho un video su Mindlander, che è stato il primo a parlare proprio della morte di Dio, del concetto di morte di Dio. E noi viviamo questa morte di Dio, noi anzi viviamo la putrefazione, direi, del cadavere di Dio, se Dio è morto già prima di Nietzsche. E dunque ecco, il sole che sorge questa inversione, il sole che sorge a occidente, mi dispiace smentire l'imam sciita, che era molto, mi ha molto aiutato anche nella comprensione di alcuni aspetti dell'Islam, ma mi sembra molto ingenua la sua visione per cui sorgerà realmente ad occidente. Mi sembra molto più probabile questa interpretazione allegorica, che dunque il sole sorge a occidente significa: l'ultimo sole splenderà su umanità spiritualmente morta. Questo credo che sia. Sono anni che studio i simboli e interpretazioni, mi sembra la cosa più probabile. E mi sono soffermato su questo segno perché è molto importante, è molto conosciuto nel mondo islamico, questo fatto del sole che sorge ad occidente. E comunque, sia che se voglio intendere questo in senso letterale, sia in chiave simbolica, questo concetto rimanda all'idea di uno sconvolgimento totale proprio negli equilibri del mondo, e ci saranno anche altri segni legati alla sfera cosmica: aumento dei terremoti, lo dicono gli Hadith, piogge velenose. È chiaro, gli Hadith non potevano parlare di piogge acide, è il termine che abbiamo dato noi, ma piogge velenose, lo dicono gli Hadith. E poi inaridimento di parte della crosta terrestre a causa dell'aumento del calore. E questi sono segni molto precisi e sono segni di grande attualità. Però c'è da dire che, al pari delle altre religioni monoteistiche, l'Islam ha una prospettiva meno cosmocentrica. Voglio finire questa bella immagine di quest'America che ci ha portato il guai in tutto il mondo. Allora, scusate, dicevo, ecco che l'Islam ha una prospettiva meno cosmocentrica e più interessata alla dimensione umana. E per questo gran parte degli hadith apocalittici si concentrano soprattutto sulla condizione morale e spirituale degli altri uomini. Ma vedo che siamo andati avanti con il tempo, dunque il discorso sarà ripreso nel prossimo video, dove approfondiremo proprio questo argomento, sia delle trasformazioni climatiche nell'ambito degli hadith islamici, che del messia ingannatore, perché anche nella tradizione islamica abbiamo visto che si parla dell'anticristo. Al prossimo video, un caro abbraccio a tutti, amici. Marco Cosmo.